Signore e signore, bentornati su Global Rally Network, la casa dell'URC. Ricomincia un mondiale URC ricco di aspettative, ricco di novità. L'abbiamo visto, i team, eccetera, i team che sono cambiati, i piloti cambiati, la Rally 2 nuova di casa Toyota, tante le novità quest'anno, Monte Carlo senza neve. Ma tra un po' andremo a scoprire appunto come si è evoluto questo Rally Monte Carlo, che pur non avendo neve ha regalato comunque dello spettacolo incredibile con il ghiaccio creatosi in alcune curve. Conquistato per la seconda volta in carriera il Rally di Monte Carlo. Per il belga del team Hyundai è la 20ª vittoria nell'URC. Sicuramente la più bella, sicuramente la più dominante e iconica, avuta tra l'altro nella gara appunto più importante, più con più storia del campionato del mondo Rally, Monte Carlo. Neville è di nuovo re del Principato di Monaco dopo, pensate un po', 4 anni, e la prova di forza di questo weekend è un grande biglietto da visita che ci fa capire subito quali di fatto sono le ambizioni del belga per il titolo iridato, il portarlo a casa appunto questo mondiale, e inizia diciamo bene. Andando avanti poi abbiamo Sébastien Ogier, che ha dovuto suo malgrado alzare bandiera bianca. Il primo assalto alla decima vittoria del Rally Monte Carlo è fallito sotto i colpi tartassanti di Neville, che non è mai stato così in forma, ma la classifica finale alla fine parla solo di 16 secondi di distacco dal vincitore, quindi una gran bella gara, un risultato che Ogier ha comunque un secondo posto dedicato a una personalità ad ora rimasta ignota, che ha lasciato, che ha lanciato Sébastien Ogier nel mondo dei rally e che sembrerebbe essere scomparso qualche giorno prima della gara. Abbiamo visto le immagini con Ogier che di fatto piangeva durante un'intervista. Podio completato da Evans, grande protagonista delle prime due fasi del weekend di gara, prima di andare a crollare in modo importante nel sabato pomeriggio. Il gallese ha preceduto Ogier nella classifica della domenica andando a limitare i danni per quanto riguarda il distacco su Neville. Ricordiamo che Ogier corre part time, Neville ed Evans corrono tutta la stagione, quindi era importantissimo per Evans mettersi davanti oggi quanto meno la domenica per perdere meno punti possibili, mentre nella power stage si è dovuto accontentare invece del solo quarto posto, 45 secondi il suo passivo di distacco nel traguardo finale. Il resto della classifica delle Rally 1 non ha subito variazioni. In fine settimana Ottak era iniziato dalla quarta posizione e si è concluso in quarta posizione come l'inizio, battuto da Ogier per un solo decimo nella graduatoria dell'ultima tappa, dell'ultima prova speciale. Il ritorno in Hyundai dell'Estone però non è da considerarsi completamente negativo, ma il suo temibile compagno di squadra ha iniziato la stagione come veramente meglio non poteva, vincendo, e ora sarà il campione del 2019 reagire nell'immediato, quindi subito nel Rally di Svezia, ricordiamolo, 17-18 febbraio. Tra le note più positive del Rally Monte Carlo c'è il quinto posto di Adrien Formeau al volante della Ford Puma, un risultato in cui il pilota francese dovrà ripartire nel tentativo di trovare ancora una maggior costanza del rendimento, caratteristica che gli è assolutamente andata contro. Diciamo, la costanza del rendimento è una delle caratteristiche che a Formeau negli anni è sempre andata male, nel senso che lo vedevamo troppi errori, qui quasi nessuno scommetteva su un Formeau che avrebbe concluso la gara, e invece un buon weekend alla fine ne è uscito fuori. M Sport al momento ha avuto ragione nel riproporre anche Gregoire Munster, che ha acciuffato un punticino nella domenica, che in questo weekend è andato a prendersi un punticino e si è poi comportato bene comunque nel corso di tutta la gara. Ricordiamo poi l'uscita di strada, lì è andato a parcheggiare sotto il guardrail, ha preso lo sporco, si è incastrato nel guardrail,
però sono cose che possono succedere. Sicuramente anche per Munster una buona prova quella di Monte Carlo, ricordiamo, non un rally scontato e non un rally facile. Sesta piazza è andata invece per Andreas Mikkelsen, che va in core e torna in, va in rally 1, mai però veramente protagonista, in un difficile ritorno tra i grandi del rallismo mondiale alla guida della terza Hyundai, mentre Takamoto Katsuta ha concluso settimo, marcando il terzo tempo nella Power Stage, quindi prendendosi 3 punti in Power Stage, e il sesto nel computo della giornata della domenica, quindi anche i 2 punti della domenica. La somma dei punti dei due vede il giapponese davanti al norvegese, nonostante il risultato finale complessivo. Come detto, con questo nuovo sistema di punti è tutto un po' più ingarbugliato. La prima classifica generale, allora eccola qui, la vediamo con un momento a schermo. Vede Neville al comando con 30 punti a fronte dei 24 di Oce. Naturalmente non è in corsa per il titolo Oce in quanto part-time, anche se correndo 10 gare potrebbe farcela. E il 21 di Evans. Tanak si è fermato a coda 15 e ne ha già perso uno per un inizio, un inezia cronometrica, come detto prima. Il campionato costruttore premia invece Toyota su Hyundai per una sola lunghezza, 46 a 45. Passando invece al gradino, diciamo quello inferiore, quello della serie cadetta, abbiamo la WRC 2. Serie cadetta, permetteteci di dire, con Salvatore lo dicevamo sempre, fino a un certo punto, soprattutto quest'anno, non parliamo più di una serie tanto cadetta, ma di una serie che di fatto in questo rally ha avuto forse l'attenzione maggiore. Un clamoroso, ma forse anche atteso, ribaltone l'abbiamo avuto proprio nella categoria del WRC2, dove dopo aver corso in attesa degli eventi tra giovedì e sabato, al sorgere della domenica abbiamo visto Jean Rossel finalmente mettere quella marcia in più. Prima lo vedevamo lì guardare, poi è riuscito a mettere quella marcia in più che tutti avevano già usato in corso d'opera, rovesciando completamente quello che era il destino del fine settimana. Pepe Lopez, un grande Pepe Lopez, e Nicolas Grasin hanno dovuto chinare il capo di fronte al pilota francese, scivolando in seconda e terza posizione. Molto compatto il podio della classe cadetta, racchiuso in soli 15 secondi e 4, a completare la top 5 altri due transalpini, Nicolas Siamil e Stefan Lefebvre, che non è Stefan Lefebvre, non ha la febbre. Mi ammazzeranno. Dicevo appunto Stefan Lefebvre. Quest'ultimo al quinto posto con la migliore delle Rally 2 Toyota Yaris Rally 2. Ricordiamo che ci sono state le Yaris Rally 2. Sono state belle. Alcuni le hanno criticate per fortuna abbastanza bene. Alcuni le hanno criticate per il sound, il tre cilindri. Diamo tempo anche a loro, perché come abbiamo sempre detto con Salvatore nel corso dell'anno, se Toyota ha puntato sulle tre cilindri come motorizzazione ci sarà un motivo. Il mondiale invece, WRC3, per andare ancora un po' più indietro, nella classe cadetta, della classe cadetta che è quella che insegna, che ti dà le basi nel mondiale rally, si è aperto il mondiale WRC3 nel segno del ceco Jean Cerny, assoluto dominatore nel confronto con la Renault Clio Rally 3 di Giovanni Rossi. Il francese ha subito 2 minuti e 20 secondi di penalità venerdì, ma la classifica finale parla di un vantaggio, di un distacco di ben 11 minuti dal vincitore. Andato in archivio il Rally Monte Carlo 2024, come detto a inizio video, il secondo appuntamento con il WRC di quest'anno sarà altrettanto tradizionale, se Monte Carlo lo era, anche il prossimo lo sarà sicuramente. Infatti, come detto, nel weekend 17-18 febbraio si correrà il secondo round con il Circus, che si sposterà in Svezia per il rally di Svezia, quindi un rally su neve, dove in teoria la neve la dovremmo beccare. Abbiamo visto un rally in Monte Carlo, nonostante la neve non c'era, comunque le difficoltà sono state. Andremo su neve, quindi ci sarà assolutamente tutto da vivere anche per quanto riguarda il rally di Svezia. Ricordiamo Monte Carlo, situazione gomme, c'erano soft, super soft da neve e da neve chiodate. Di fatto neve e neve chiodate non sono state usate. In alcuni momenti addirittura le gomme soft, che erano le più dure della gamma portate da Pirelli inconsapevole pensava giustamente che ci fosse stato un po' di neve, ha
anche le gomme soft erano troppo morbide, nonostante erano le più dure della gara. Quindi un rally Monte Carlo che ha messo a dura prova gli equipaggi anche nella scelta e nella gestione delle gomme, proprio perché le gomme più dure portate da Pirelli erano le più troppo morbide per il tipo di asfalto, anche caldo, anche molto molto secco, per non parlare delle super soft. Quindi ragazzi, è stato un rally che ha messo a dura prova un po' tutti, ci siamo divertiti, questo lo dovevamo dire, e quindi vai, andremo avanti così per un mondiale che si prospetta essere straordinario. Abbiamo visto anche quelli che sono i punti, quella che è la situazione attuale. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, come vedete a fianco a me non c'è Salvatore perché il tanto fatidico viaggio che avrebbe dovuto fare lo sta facendo, quindi un in bocca al lupo. Vedrete nel corso dell'anno video con me e Salvatore, non è che Salvatore spawna all'improvviso, sono video come immaginate pre-registrati, e un in bocca al lupo a Salvatore nel suo percorso, e noi continuiamo la nostra avventura, quindi continuate a seguire Global Rally Network su tutti i social. Io vi aspetto nei prossimi video, Global Rally Network vi aspetta nei prossimi video, perché saremo un po' come Striscia la Notizia, un po' ci sto io, un po' ci stanno altri ragazzi, avremo co-conduttori diversi nel corso dell'anno, quindi non mi resta che attivare la campanellina e seguirci, perché sarà un anno comunque tutto da vivere su Global Rally Network. Da Paolo è tutto, ciao!